Let's go baby e benvenuti a questo video unboxing. Beh, questa volta bisogna annunciare qualcosa di speciale ed è una sponsorizzazione, come potete vedere dallo schermo qui alla mia destra, di Asus ROG, Asus Republic of Gamers. Non ho mai avuto uno sponsor di questo calibro e per me è un onore. E voglio presentarvi ciò che mi è stato dato quando sono stato al MOB a Milano questo weekend, il sabato, per la, diciamo, l'apertura del locale. E come sapete io faccio parte del MOBA Network, sono i miei agenti, tra l'altro coloro che lavorano, che hanno creato il MOBA, e voglio condividere con voi questa esperienza in un altro video sicuramente, ma oggi voglio parlarvi di ciò che mi è stato dato in questo caso per la sponsorizzazione di Asus ROG. Allora, ho acceso una luce un pochino più tattica in questo caso. E niente, cosa posso dirvi? Quello che sono i prodotti che mi sono stati dati. In questo caso un PC assurdo di fascia high-end, cioè il massimo possibile, per poter competere, streamare, giocare a qualsiasi cosa possibile, per utilizzare i programmi anche di, ovviamente, rendering e così via. E poi uno schermo ragazzi assurdo, di cui vi voglio parlare per primo. Tra l'altro il PC lo vedremo dopo, faremo l'unboxing, tutto il resto, ma quello di cui vi voglio parlare è questo ragazzi, lo schermo che pesa tantissimo, che come vedete qua è l'Asus PG258. Questo schermo è assurdo, ragazzi, cioè è qualcosa di un livello assurdo che io non ho mai visto. Come sapete io giocavo con uno schermo a 144 Hz, ebbene questo bad boy qua è a ben 240 Hz. Vuol dire che è in grado di portare ogni secondo 240 immagini, quindi 240 immagini un secondo, poi sono 480, poi si va a 720, poi a 960 e poi a 1200 immagini. Cioè capite in 5 secondi la quantità di immagini e frame che riesce a riprodurre questo schermo. Ovviamente un millisecondo di ritardo, quindi praticamente lag free, si può utilizzare con il G-Sync, ovviamente è ottimizzato per le schede grafiche Nvidia. Ovviamente il PC, questo qui, monta una scheda grafica Nvidia. Ma ora andiamo ad aprire questo bel boy qua. Cambio di fotocamera e andiamo a sbustare questo bad boy. E deve essere qualcosa ragazzi di incredibile per questi 244 Hz, perché mi può dare la possibilità di vedere in questo caso ogni secondo 240 immagini, anche se l'occhio umano ne percepisce più o meno 17. La fluidità che è in grado di dare questo ragazzone mi consente di poter fare qualcosa in più in quei 100 frame di differenza dallo schermo che sto utilizzando ora. Quindi io sono gasatissimo. Cioè sicuramente dopo l'unboxing aspettatemi un video che vi spiego com'è, perché sicuramente voglio farvi capire se effettivamente è ottimo per giocare. E secondo me 100 frame in più fanno la differenza. Giocare da 60 Hz a 144 fanno una differenza spaventosa, e sono 84 Hz, questi sono 100 in più ragazzi, 100, quindi voglio provarlo. Qui potete vedere ragazzi tutte le particolarità, comunque quelle che sono le sue feature principali. Qui avete i 244 Hz, un millisecondo di ritardo, Full HD 1080p, ovviamente Nvidia G-Sync, ovviamente per la scheda grafica Nvidia, che sono tra le migliori per poter giocare. Poi che abbiamo Super Narrow Frame, voglio vedere cos'è questa cosa, Game Plus, ok, Game Visual, DisplayPort, ovviamente HDMI, e poi Nvidia 3D Vision se volete giocare in 3D. Allora, qui abbiamo manuali di istruzione vari, che poi andremo a vedere, driver e vari driver, penso siano questi, li poggiamo di qua di lato, cavetteria varia, abbiamo un cavo HDMI, un cavo, questo cavo non so cosa sia, mi dispiace dirvelo, non so cosa sia, poi abbiamo un DisplayPort, quello che dovrebbe essere il cavo di alimentazione, questo lo apriamo subito, eccolo qua. Carino, col box così quadrato, con il trasformatore così quadrato. Questo lo mettiamo qua. La presa, in questo caso. E via. E questo abbiamo fatto. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Allora, abbiamo una parte
particolare di plastica, che questo penso vada a coprire una parte del monitor, quella penso dei cavi e dell'input. Leggiamo anche questo di qua. Ok, questa dovrebbe essere la base, una parte della base che riflette il logo, perché tra l'altro ha una luce che riflette in questo caso il logo, manda in questo caso il logo tramite una luce sul vostro desk, sul vostro tavolo, quindi ora vedrete che figo quando lo accenderemo. Questo è il piedistallo, ecco qua il piedistallo in metallo, vi faccio notare un secondo la manifattura, non so se riuscite a vederlo ma è veramente particolare, veramente molto bello. E ora andiamo a prendere il monitor vero e proprio e a montarlo. Voilà, fuori uno. Come al solito Asus ha una cura ragazzi per il dettaglio spaventosa, come potete vedere dalla parte sul retro. Guardate che roba, guardate che qualità nei materiali, comunque nei piccoli dettagli, eccetera eccetera. Qui sempre il logo di ROG che si vede, eccolo qua in sovraimpressione. E ora andiamo a montarlo. Molto facile da montare, basta solamente una vite sul retro, quindi nient'altro, è proprio veramente semplice. Ok ragazzi, abbiamo setappato il monitor, come potete vedere eccolo qui pronto. Qui ci sono di nuovo, questa è quella targhetta che ovviamente devo levare prima di giocare, dove ci sono di nuovo tutte le specifiche più importanti di questo monitor. Sto parlando dei 240 Hz, un millisecondo di ritardo, Full HD 1080p, Nvidia G-Sync in questo caso, Plus Game, Game Visual, DisplayPort HDMI, perché questo monitor ragazzi funziona solamente attraverso queste due uscite video, non ha quindi la DVI Dual Link, ma solamente attraverso la DisplayPort avrete i 240 Hz. Comunque, ora vi voglio far vedere quello che era il dettaglio secondo me più bello, la chicca proprio, quella piccola cosa che vi volevo far vedere da prima, ed è ecco qui, ed è qui sotto, un LED che in questo caso riproduce il logo di Asus ROG Republic of Gamer, ed eccolo qui. Questa è veramente una chicca splendida a mio parere, che risalta subito all'occhio, specialmente quando giocate di sera o comunque al buio, è spettacolare, veramente una chicca. Il monitor ve l'ho mostrato, ora è il momento di farvi vedere il PC, questo altro ragazzone che c'è qui dentro, direttamente da Milano, ora ve lo faccio vedere, andiamolo ad aprire, mi raccomando, sempre coltello dalla punta arrotondata. Ah, e questo PC è sempre fatto da Asus, quindi andiamo a vedere che cosa avranno fatto per me. Come sapete io ho comunque delle esigenze varie, devo riuscire a competere ad alti livelli, mi servono grandi prestazioni, alte prestazioni, e in questo caso devi riuscire a sostenere 240 fps fissi su Overwatch. Quindi sicuramente questo sarà uno dei prossimi test che potremo fare in futuro per farvi capire più o meno com'è, comunque come lavora Asus, che tipo di PC fa, come sono i loro, diciamo, le loro macchine, come le costruiscono, cosa vanno a ricercare. Apriamolo. Una busta. Cosa conterrà questa busta? Beh, penso i cavi, soprattutto i cavi. Allora, qui abbiamo subito una busta che contiene esattamente, andiamo a vedere dentro cosa c'è. Vari manuali di istruzioni, tutti i driver per scheda grafica, in questo caso cos'è, anche scheda madre, eccetera eccetera, vari pin per l'alimentazione e così via, quindi questi li rimettiamo qua dentro perché sono importanti e potrebbero tornare utili in un futuro. E ora arriva il mio momento preferito, dobbiamo andare a tirare fuori il bestione. Thank you.
abbiamo altri cavi, cavetteria varia, perché l'alimentatore è un Cooler Master, come potete vedere in questo caso dal logo. Ok, mettiamo un rullo di tamburi, almeno è più carino. Siamo pronti? Ma ora andiamo a parlare della macchina. Per i più fanatici, per chi vuole sapere cosa c'è dentro, andiamo subito a parlarne. Allora, per prima cosa, il case, come diciamo i più professionali e professionisti avranno già capito, è un Cooler Master Masterbox 5, che si può riconoscere tranquillamente dal frontale particolare. Potete vedere all'interno lo spazio, la possibilità di slot che si può aggiungere. Ovviamente il cablaggio è stato fatto tutto da WinBlue e, come vedete, una precisione millimetrica, non si vede niente, sparisce tutto nella parte posteriore in questo caso. Ora andiamo a parlare invece delle componenti Asus. In questo caso la MOBO, la scheda madre, è un Asus Strix Z270F Gaming, che è una scheda madre che supporta i nuovi processori Intel. In questo caso infatti monta un i7-7700K, proprio nuova generazione da 4.2 GHz, 4 core fisici, 4 core virtuali, una macchina. E sopra è montato, in questo caso, un raffreddamento ad aria per ovviamente migliorare le temperature sotto stress. Come vedete al lato, che sono queste qui, in questo caso le RAM, sono due HyperX da 8 GB l'una da 2600 MHz, quindi sicuramente il top, specialmente per il gaming, non serve di più alla fine per chi gioca. E quella che vedete invece qui sotto, la scheda video, che è sicuramente il pezzo forte che tutti volevate sapere, in questo caso è un Asus, sempre ovviamente Strix in questo caso, 1080 ragazzi, da 8 GB, che il suo codice, diciamo il suo nome, in questo caso da battaglia, è Asus Strix 1080 GTX A8G. Una macchina, ragazzi, che è tra l'altro quella che monto già sul PC che utilizzavo prima di questo, quindi sicuramente il top proprio. In questo caso invece l'alimentatore, che non si vede sfortunatamente perché è qui sotto, vediamo se riusciamo a trovare il modo di farlo vedere o comunque di far vedere qualcosa dell'alimentatore. L'alimentatore, ragazzi, si trova qui sotto, è sempre un alimentatore Cooler Master da ben 850 watt per poter tenere tutto questo ambaradam assieme. L'ultima cosa che sicuramente vi interesserà tantissimo è il SATA in questo caso. Che cosa è montato come hard disk? Sono montati due SSD da 480 GB, quindi per quasi un terabyte, ben due SSD, nessun hard disk, nessun disco rigido, ragazzi, quindi qualcosa di eccezionale. Io, ragazzi, non posso che fare un ringraziamento speciale per queste due bestie, a Teo di Asus Republic of Gamer. Devo ringraziare ovviamente anche i miei manager, in questo caso i miei agenti, che sono Tito, MOBA Network, e ovviamente anche del MOBA e Sports Bar. Io vi ringrazio tantissimo per questa opportunità che mi state dando. So quanto è prestigioso un marchio come Asus e ROG. So cosa significa, è anche un grande peso questo, e io spero vi sia piaciuto questo video unboxing in cui vi ho spiegato qualcosa riguardante questi due prodotti, questo monitor assurdo da gaming competitivo e questa bestia di computer. Questa è una macchina con una configurazione incredibile, e se volete ovviamente sapere qualcosa di più nel dettaglio magari sul monitor, più nel dettaglio magari sulla macchina, ci farò magari un altro video proprio per spiegare le specifiche tecniche, come vanno in game, eccetera eccetera. Io, ragazzi, vi ringrazio tantissimo, per tutto questo, e darò il massimo su Overwatch e nelle sports in generale, come sto facendo da anni. Quindi vi ringrazio tantissimo a tutti, let's go baby, ci becchiamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto, e lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere che ne pensate, e sono ufficialmente ora sponsorizzato da Asus Republic of Gamer.